Sei in grado di calcolare al volo l'8% di 25? Prima di rispondere no, ricorda questo semplice trucco. Le percentuali sono reversibili. Infatti è più facile calcolare il 50% di 7, cioè la metà, rispetto al 7% di 50, ma il risultato è uguale. Quindi, perché è più facile calcolare il 25% di 8 che non l'8% di 25? Beh, il nostro cervello non è un computer e, accanto alla visualizzazione dell'operazione, prova anche a immaginare un riferimento pratico, una visualizzazione analogica. Quindi questo 8 possiamo immaginarlo come 8 pallini e il 25%, quindi un quarto, come la selezione di un quarto di questi 8 pallini, ovvero 2. Cosa possiamo fare ora che lo sappiamo? Beh, ad esempio, di fronte a un prodotto di 25 euro con sconto del 40%, possiamo provare a visualizzare un cerchio diviso in quattro parti da 10, di cui una parte soltanto è lo sconto di 10 euro.